Oggi, giovedì 12 aprile, la Camera Ardente ha allestito a Palazzo Madama a Torino l'ultimo saluto a Sauro Tomà, ultimo superstite del Grande Torino, deceduto all'età di 92 anni. Diverse le autorità presenti, tra le quali il sindaco Chiara Appendino. È un mito, fa parte della nostra storia, fa parte anche del nostro presente, del nostro futuro. E il fatto che oggi sia allestita qui questa Camera Ardente è l'abbraccio che dà la città a quello che rappresenta e ha rappresentato per noi, e però anche uno sguardo davvero al futuro. Abbiamo due grandissime squadre e oggi abbiamo il Torino che sta vivendo un lutto importante, ma in questo lutto c'è anche, credo, un grandissimo senso di appartenenza alla comunità, e quindi oggi le istituzioni sono qui anche per questo. Tutta la squadra e la dirigenza del Torino hanno reso omaggio al feretro, a ricordarlo il presidente Urbano Cairo. Sicuramente io ho avuto occasione di conoscerlo in alcune occasioni, quando arrivai al Toro e poi sicuramente per il centenario in altre occasioni ancora. Era una persona veramente molto speciale, anche molto simpatica. Era molto amico di Valentino Mazzola, era un bel personaggio. Poi ebbe l'infortunio al menisco e non partì sull'aereo che andò appunto a Lisbona e poi tornò e si schiantò a Superga, e lui in qualche modo quasi rimpiangeva, no? Pur avendo vissuto poi altri 69 anni, però rimpiangeva. Insomma, oggi è anche un'occasione per ricordare ancora il grande Torino, quello che fece in quei 5 anni straordinari di vittorie, che sarebbero diventati probabilmente 6, 7, 8 anni, perché se non si fosse fermato a Superga, il grande Torino aveva tutte le possibilità di andare avanti ancora per molto tempo. Per cui è una squadra assolutamente unica, la prima squadra invincibile, imbattibile del nostro calcio italiano e forse anche europeo, e quindi qualcosa di assolutamente unico che ancora oggi siamo qui a ricordare, perché hanno avuto la capacità di fare delle gesta assolute e non a caso li chiamiamo gli invincibili. Ieri mattina ci siamo sentiti col sindaco Chiara Appendino, la quale ha dato la disponibilità appunto di poter organizzare la Camera Ardente qui a Palazzo Madama. Abbiamo sentito subito la famiglia, che era ovviamente molto felice di questa possibilità, e da lì tutto è nato. Quindi insomma ringrazio molto il sindaco, la città, la famiglia ad aver accettato, e credo che sia una cosa molto bella di ricordare qui appunto Sauro Tomà, dove 69 anni fa erano stati ricordati da 500.000 persone. Era stato ricordato il Grande Torino. Abbiamo già ottenuto l'autorizzazione dalla Lega per poter avere domani, appunto, dopodomani, il lutto al braccio, e perché ci sia un minuto di silenzio, perché credo che sia una cosa che vada fatta, e mi sembra molto giusto e molto, molto corretto farlo. Non poteva mancare Carlo Testa del Granata Store. Sauro merita saluto del mondo intero perché è stato il testimone. Ed è colui che ci ha permesso di mantenere un filo diretto con i ragazzi di Superga. Ed è stato un uomo discreto, ma invadente, che ha sempre partecipato a tutto quello che è stato il mondo Granata, cioè lottando anche lui per salvare il Philadelphia, venendo nelle trasmissioni, il quale era sempre stato mio ospite, e parlando con discrezione con gli occhi lucidi. Ricordo solo una battuta in una trasmissione dove mi disse: "Ma io dal 4 maggio 49 in poi non so più che cosa significa ridere." Sì, le sue potevano essere ammiccamenti di circostanza, però la sua vita cambiò. E ce lo ha sempre trasmesso, e oggi è un dolore immenso, ma credo che dentro di noi, nel cuore delle anime granata, dei tifosi che hanno visto, i nostri nonni, i nostri genitori, anche la tragedia, oggi sia un giorno invece importante, è un legame che non si romperà mai questo. Andava ancora allo stadio? È qualche anno che lui non andava più allo stadio perché non stava più bene, però fino a quando ha potuto non ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Ma posso dire una cosa molto, molto sincera, col cuore aperto: non ha mai fatto mancare la sua vicinanza alla gente del Toro, cioè sempre a tutti, con quella sua umiltà, con quei suoi modi, con quel suo carisma, poi alla fine era sempre lì come un papà per tutti quanti noi, quindi un uomo straordinario. E oggi il Toro è venuto a rendergli l'ultimo omaggio. E beh, penso che io credo che la città di Torino sia in grande debito con il Torino e la sua storia. E oggi questo gesto è un gesto, non dico riparatore, ma molto importante, perché comunque dimostra
quanto sia stato importante e quanto è importante la storia del Torino per questa città. Una tragedia, ahimè, conosciuta nel mondo, ma ricordiamoci che dopo la guerra tutta una nazione, cioè l'Italia, tifava grande Torino. Moltissima la gente presente già dalla mattina, che l'ha ricordato come un uomo gentile e garbato. Cosa ricorda di Tomà? Ricordo che era un amico, perché come me ha fatto il giornalaio tutta la vita dopo il calcio e siamo rimasti in contatto anche quando poi lui è andato in pensione. Io avevo il negozio di giornale in via Garibaldi e lui al sabato passava a salutarmi, io gli tenevo il suo libro in vetrina, Vecchio cuore granata, e la figlia, che lavorava all'università in piazza Alberello, mi portava, io vendevo il libro, prendevo il nome e cognome, lei lo portava a casa, faceva fare l'autografo con la dedica e i clienti erano molto soddisfatti. Non ha mai dimenticato il suo toro? Mai, 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 mai. Ne parlava sempre. Una persona educatissima, un signore veramente. È morto l'ultimo eroe di... Cioè, lui non è un eroe di Superga, perché lui a Superga non è andato, però è un eroe degli Invincibili, forse allora anche uno dei più giovani della squadra, e abbiamo perso il simbolo del Torino Calcio, prima del fallimento di Ciminelli. Era una persona squisita, perché qualunque momento che lo trovavi, lui sulla sua bocca c'era una parola sola: Forza Toro.